Oggi, 1 marzo, è la giornata nazionale dell'insufficienza intestinale cronica benigna. Di che cosa si tratta e come si cura? Allora, l'insufficienza intestinale cronica benigna è una condizione rara in cui i bambini non hanno l'intestino che è in grado di nutrire il bambino e di farlo crescere regolarmente. Infatti, in questi casi si parla di nutrizione attraverso una via venosa che si chiama nutrizione artificiale e poi con la versione sia ospedaliera ma anche poi domiciliare. Una volta queste malattie erano, diciamo, letali, non avevano una prognosi pessima. Adesso, grazie a questa tecnica, ovviamente possiamo garantire una qualità di vita adeguata e una vita sociale normale. Questa condizione è in aumento o è stazionaria? Questa condizione è in aumento grazie anche ai progressi che ci sono stati, ad esempio, nella chirurgia pediatrica neonatale, e noi in particolare ci occupiamo sia della fase diagnostica che nella fase riabilitativa e che si raggiunge una volta che l'omino è stazionario clinicamente, e c'è anche la possibilità di mandare a casa con questo tipo di nutrizione. Qual è il ruolo del Gaslini nel trattamento di questa patologia? Noi ci occupiamo da circa almeno 25 anni di questi bambini affetti da questa condizione rara e all'interno dell'ospedale esiste un team multidisciplinare costituito da tutti gli specialisti che possono intervenire come i chirurghi, i neonatologi, gli psicologi, i fisiatri, gli assistenti sociali per assistere meglio questi bambini. E inoltre anche a livello italiano esiste la possibilità di fare delle riunioni multidisciplinari con altri team di altri ospedali in modo da garantire un'adeguata assistenza. Quali sono le aspettative future per la diagnosi e la cura di questa patologia? Abbiamo diverse prospettive future, ad esempio le terapie farmacologiche che sono utili per valutare eventualmente se si riesce a migliorare la lunghezza dell'intestino e la sua capacità sia di assorbimento che di digestione, poi nuove terapie chirurgiche di allungamento dell'intestino e infine speriamo che questa condizione venga accettata, rientri nell'ambito delle malattie rare in modo da garantire una migliore assistenza essenziale. Qual è il ruolo della chirurgia nel trattamento di questa patologia? Diciamo che la chirurgia non dovrebbe esistere perché la chirurgia può essere la causa di queste problematiche, soprattutto nelle malformazioni congenite o negli insulti vascolari e nel valvolo intestinale. La chirurgia potrebbe essere utile per fare l'allungamento intestinale, per risolvere le ostruzioni. Sicuramente il ruolo della gastroenterologia e della nutrizione è dominante. I chirurghi dovrebbero semplicemente risolvere i problemi. Come organizzate le diverse professionalità intorno a questa patologia? Questi bambini e in generale tutta la patologia pediatrica non esiste un singolo professionista, esiste il bambino seguito da tanti professionisti. Quindi è fondamentale riunirsi, parlare, discutere e fare veramente questi gruppi collegiali, multidisciplinari con 1.000 ruoli, perché il bambino ha 1.000 problemi, quindi il gastroenterologo, il chirurgo, il dietologo, lo psicologo, il fisioterapista e così via. Tutte le settimane ci riuniamo almeno un'ora alla settimana per discutere i casi complessi. Questo è fondamentale perché il singolo non può curare adeguatamente un bambino complesso. Quindi più professionisti per raggiungere un obiettivo e un piano di cura ottimale per. Suo figlio è in cura da quando è nato, sono ormai 20 anni. Cosa vuol dire per una mamma avere un figlio con una patologia di questo tipo? Allora, intanto vorrei dire che comunque è e resta una delle cose più belle della mia vita. Diciamo che richiede comunque un notevole impegno, soprattutto all'inizio, quando non sai bene come organizzarti, come fare. Quindi è un impegno che, insomma, ti sembra in qualche modo che non puoi fare nient'altro nella tua vita se non assistere tuo figlio o tua figlia. È soddisfatta del suo percorso? È riuscito in questo? Credo, sì, sono soddisfatta, spero di sì, spero che, soprattutto, spero che mio figlio abbia comunque, nonostante le sue difficoltà, una vita piena delle cose che vorrà fare, e comunque credo in parte di esserci anche riuscita, perché comunque mio figlio è un ragazzo che ha tanti progetti, e quindi credo che sia importante
per quello che mi riguarda, continuare a sostenerlo e ad aiutarlo nella realizzazione di questi suoi desideri. Avere un figlio con questa patologia impegnativa significa anche per un genitore diventare un po' medico? Che cosa avete trovato al Gaslini in questo senso per aiutarvi? Sì, certo, bisogna diventare un po' medici, diventare anche infermiere, perché comunque ci sono delle cose a livello proprio pratico che bisogna fare. E io devo dire che ho trovato un ottimo supporto a cui affidarmi e di cui ho piena fiducia. Quali sono i requisiti fondamentali che lei ha trovato in questo centro? Ma un'assoluta disponibilità, sempre e comunque, anche perché appunto quando ci siamo anche trovati in momenti di emergenza, insomma, bastava una telefonata ed eravamo subito aiutati o ricoverati. Che cosa si potrebbe fare per aiutare ulteriormente i genitori che si trovano in una situazione come la sua? Io direi che è abbastanza fondamentale il sostegno psicologico, perché è una cosa molto, diciamo, complicata e che richiede un impegno veramente incredibile, insomma, quindi è importante che ci sia un sostegno psicologico che sostenga il percorso, nonostante tutto farli crescere bene, insomma, questo è un motivo di orgoglio per noi genitori, ma credo anche per i medici, per chi li vede comunque crescere bene, ecco. Questa credo che debba essere un po' un'ambizione così da sostenere, ecco.